Franciano all'epoca era composta al 99,9% da reduci della Repubblica Sociale, paracadutisti della Repubblica Sociale. Per noi ragazzi di destra era il massimo, no? Era gente, per rapporto a noi era già vecchiotta, no? Perché avevo 32, 33, 34 anni. Però non ha mai fatto pesare né la loro età né il fatto di essere stati nella Repubblica Sociale, no? Anzi, ne parlavano poco e se potevano non parlarne, evitavano. Ciononostante era palpabile la parte destrossa della situazione. E lì ho conosciuto dei ragazzi eccezionali, devo dire. Nell'ambiente associativo non ho mai più trovato dei ragazzi così. Molto disponibili, molto aperti, molto più amici che camerati. Io ho sempre fatto una distinzione di base tra amico e camerato, no? Camerata mi fido poco, l'amico ci tengo di più, no? Lo considero di più. Girava già allora, camerata, camerata, ogni volta la fregata, no? Quindi i protagonisti veri della situazione erano i reduci e noi seguivamo, immaginavamo quello che loro avevano fatto, ci immedesimavamo nei loro racconti, eccetera, e abbiamo voluto emularli in un certo senso. Adesso non dico che fosse la colpa quella loro di averci spinti verso quel tipo di avventura, però non parlo di colpa, ma ci hanno messo, con i loro racconti, ci hanno messo in condizione di cercare di fare qualcosa come l'avevano fatta loro. Poi va bene, loro l'hanno fatto in un modo, noi l'abbiamo fatto nell'altro, l'ideologia era diversa, un certo tipo di Italia. Noi non volevamo un certo tipo di Italia, non ci interessava. Volevamo qualcosa di nuovo. E quel qualcosa di nuovo era Katanga, dove avremmo voluto vivere, farci una famiglia. Pensavamo di ritornare a casa e trovarci una ragazza, sposarla, portarla in Katanga. Lo scopo era avere il passaporto katanghese, se vuoi, no? E questo è stato per i volontari europei il punto base che li ha tenuti in Congo, perché hanno sempre sperato di poter riuscire a mettere i piedi in Katanga e diventare katanghesi.